L'arcivescovo non è un tuttologo, cioè non ho una conoscenza di tutto quello che sta sotto questa parola società, che come ovvio è una parola che comprende tutto ciò che siamo e siamo insieme. Non sono un tuttologo, quindi le mie parole sono un po' un tentativo, ecco, di condividere pensieri e convinzioni che mi stanno molto a cuore e che mi fa piacere, ecco, mettere a disposizione anche per ascoltare reazioni e ulteriori interrogazioni, insomma. Quindi, ecco, però se dovessi definire come io vedo questa consegna al futuro della società in cui viviamo, di cui naturalmente tutti abbiamo per parte nostra le nostre responsabilità, io direi che questa società che consegniamo è una società potente, cioè che può fare molto. Potente vuol dire che ha dei mezzi, credo, inediti nella storia dell'umanità. Potente vuol dire che questa potenza è un po' cieca, cioè non si sa se produrrà del bene o del male, però è una società potente. Un altro aspetto che forse è meno evidente è che è una società sapiente, cioè la sapienza vuol dire che c'è un accumulo di conoscenze, di competenze, di scienza e di, così anche di riflessione, di letteratura, che sono un po', a me sembra, come zittite, no? Tutto questo patrimonio è un po' zittito dalla potenza o dallo strapotere della tecnologia, dei vari poteri che operano, però questo non toglie che c'è un patrimonio di sapienza che forse fa meno rumore, forse non è così unanimemente condiviso come ovvio, però è sapiente la nostra società, sa tante cose e sa anche di tante questioni aperte, di tanti problemi. Naturalmente l'altro aggettivo che userei è che è una società complessa, questo è piuttosto ovvio e non c'è bisogno di spiegarla. L'ultimo aggettivo che userei, forse un po' troppo aggressivo, però a me sembra che sia una società disperata, cioè che non ha una speranza, quindi ha molte potenzialità, molta sapienza, molte risorse, ma non sa dove va. Ecco, a me sembra che questi sono aggettivi con cui caratterizzerei cioè ciò che consegniamo al futuro. Io la mia, come dire, prima reazione sia ad alcune cose che ha detto Venanzio che ad alcune cose che ha detto l'arcivescovo, che però si interrelano, no? Perché questo sapere, potere, no? E speranza o disperazione, no? Ma tutte queste parole hanno nel loro senso, nel loro contrario, quello che cerchiamo di fare ogni giorno, no? Come rettore tanti pensano che io possa fare tante cose, mi immagino cosa possa fare lì come arcivescovo, ma insomma, però non è così, nel senso che poter fare delle cose non vuol dire immediatamente che queste cose hanno una loro realizzazione, e per avere una loro realizzazione c'è bisogno di sapienza, cioè c'è bisogno di interrogarsi, di conoscere, di studiare, e questo è un luogo ovviamente ideale per parlare di questi termini. Quindi il potere senza la sapienza è vuoto ed è disperante. E quindi io come rettrice, ma anche come madre, lo dico spesso, questo però per me è veramente molto significativo, ovviamente il mio ruolo anche personale, secondo me invece noi dobbiamo insegnare ai giovani, ai nostri figli, ideali o diciamo di nascita, alle nuove generazioni, che il potere senza sapienza è disperante. E quindi per usare il circolo inverso, la speranza viene dall'usare il potere con la saggezza, con la sapienza, con la saggezza che è un po' diverso da sapienza. Però questo circolo virtuoso io lo voglio calare in questa introduzione che tu hai fatto parlando di questo quartiere, di Martinotti, del policentrismo,
Ovviamente noi qui siamo l'uomo del policentrismo, no? Se uno veniva in Bicocca 100 anni fa, era una zona rurale, no? Con la rivoluzione industriale si è portato ricchezza, crescita economica, con la Breda, la Pirelli, insomma l'industria, un tessuto industriale anche molto pesante, una manifattura pesante e, come dire, dannosa per l'ambiente. Lo possiamo dire oggi che è passato un po' di tempo e possiamo affermarlo. Poi c'è stata una rivoluzione, quella a cui accennavi tu, della cultura. Quindi si è passati, adesso non so se c'è qui qualche mio sociologo urbano, che insomma con molta commozione parlano di questi temi, cioè di vedere le foto in bianco e nero da Greco Pirelli, che è la nostra fermata del treno, in cui uscivano le tute blu, scendevano dai treni le tute blu che andavano a lavorare, con momenti anche drammatici, come durante la Seconda Guerra Mondiale, alcuni rastrellamenti, anche qui ci sono stati dei momenti terribili, insomma. Però era il lavoro delle famiglie, il lavoro che sosteneva, no? Le famiglie. Siamo passati da quello a questi ragazzi, ora c'è la metropolitana, però insomma ancora qualcuno di voi usa la fermata di Greco Pirelli e quindi ci sono i miei studenti con i loro zaini che vengono a studiare. E quindi questa è una rivoluzione. Questa rivoluzione è frutto di potere, perché si è potuta realizzare questa trasformazione di sapere, perché questa trasformazione è stata guidata da un senso di cultura. Quindi voglio dire, quando si fonda un'università, insomma, è ovvio, per il mio rettore, il mio lavoro di rettore mi porta a dire questo, ovviamente non c'è niente di più bello, no? Che fondare un'università e dare, diciamo, lustro alle nostre menti. E adesso noi siamo pronti a fare un'altra rivoluzione, un altro cambiamento, un'altra evoluzione, che è sempre dettato dal potere, dalla sapienza e dalla speranza. Perché è ovvio che noi adesso, e tu hai citato questa parola sostenibilità, ma qua mi fermo perché poi sicuramente ne riparleremo, la mia comunità lo sa, perché di questo ne parlo sempre, di come noi stiamo gestendo il PNRR, che è potere, cioè soldi, se volete, anche denaro, finanziamenti, ricerca, scienza, e la speranza di costruire un mondo migliore, più sostenibile, ma di questo poi parleremo. Quindi secondo me l'intreccio e la nostra stessa storia, come dire, mi portano a questi pensieri che ho condiviso con voi. Questo tema di una civiltà che ha preso il volto della civiltà europea, di cui noi siamo eredi e anche siamo fieri e anche siamo diciamo critici, no? Quindi questo diciamo complessivo diciamo volto di un umanesimo europeo per me è molto affascinante, anche se va un po' approfondito e ha tanti aspetti che forse la presenza, cioè la più diffusa capacità e possibilità di incontro con altri continenti, con altre civiltà, può permettere di conoscere meglio, ammesso che la civiltà europea, usiamo questa parola, non sia malata di un complesso di inferiorità che la induca a desiderare il proprio suicidio, ecco, più che la propria rigenerazione. Comunque, per caratterizzare come io, come cristiano, vedo il modello i contenuti fondamentali di questo umanesimo, io individuerei almeno tre capitoli, ecco, forse troppo parziali, ma comunque tre titoli. Il primo è il concetto di persona e la realtà della persona, il valore della persona, e questo mi sembra veramente originario dell'Europa, del confluire delle tradizioni giudeo-cristiane, romane, greche, con gli influssi, ecco, di tanti altri aspetti culturali. Però l'idea che ogni persona, cioè che l'uomo, la donna non sia un individuo, non sia un frutto evoluto della specie animale, ma che sia una persona, quindi un'irripetibile originalità, dignità, e quindi anche di soggetto di diritti e di doveri. Ecco, questo è un tratto irrinunciabile, secondo me, della nostra cultura,
diciamo, promettente per qualsiasi cultura. Il secondo aspetto che è legato con questo è l'idea della vocazione, cioè vuol dire che la persona non esiste per un caso, non è una fatalità venire al mondo, ma è una chiamata. Quindi che la vita ha un senso, ecco, non è soltanto una vita, ma è una vita che ha un senso. Voglio dire missione, voglio dire diciamo dovere di mettere a frutto i talenti, vuol dire relazione, no? Perché la nozione di persona è inestricabilmente connessa con la nozione di relazione con gli altri. Ecco, quindi il terzo aspetto che mi sembra così caratteristico anche un po' forse abusato è l'aspetto della responsabilità, cioè il fatto di essere figli di una cultura, di una civiltà, eredi di un patrimonio ideale, materiale, ti mette, cioè fa percepire che hai delle responsabilità, cioè vuol dire che non vivi solo per te stesso, ma per mettere a frutto i tuoi talenti per il bene comune. Questi tre capitoli, molto impegnativi, però mi sembrano irrinunciabili dell'umanesimo europeo. E quindi questo è il modello che mi sembra proponibile. Forse il tempo in cui viviamo tende a sottovalutare l'aspetto promettente dell'essere persona, dell'essere al mondo perché chiamati all'esistenza e quindi con una vocazione e dell'avere un compito di responsabilità. Perché il diffondersi di quello che si può chiamare un po' approssimativamente l'individualismo, ecco, indubbiamente porta una rivoluzione nel concetto di individuo, cioè fa diventare privilegia, ecco, nella persona umana l'aspetto di individuo, perciò privilegia anche l'aspetto di autonomia, quindi vuol dire esisto perché mi faccio io, nessuno mi chiama alla vita. E quindi non mette in evidenza l'aspetto di responsabilità, ma l'aspetto di realizzazione, cioè io esisto per conto mio e la mia prospettiva è realizzarmi, cioè conseguire quei risultati, quelle gioie, quelle soddisfazioni che desidero, senza perciò riconoscere una distinzione tra il bene e il male, perché l'individualismo tendenzialmente pone nell'individuo il principio e la conoscenza del bene e del male, quindi decido io quello che è buono, quello che non è buono. Quindi l'individualismo è un tratto, una malattia molto pericolosa che appunto può indurre, come dicevo prima, con una parola forse un po' sfacciata, ecco, comunque la civiltà europea a desiderare il suicidio, cioè a dire alla fine quando muoio io non interessa più niente di una civiltà perché sono io il mondo, no? Quindi ecco, a parte questa esasperazione, però io credo invece che nell'umanesimo europeo c'è proprio questo promettente aspetto del valore della persona, della dinamica vocazionale e della responsabilità per il sé, per gli altri, per il mondo, il pianeta. Ecco, questo è stato, come è ovvio dalla storia europea, è stato anche un peccato, questa presunzione di essere la civiltà. E quindi con questa idea di dire adesso andiamo negli altri continenti a impiantare il nostro modo di
concepire l'uomo, la relazione, la società, e quindi esportiamo la democrazia o la religione o altre, o la tecnica, la scienza, come se appunto il fatto di essere eredi di una grande civiltà autorizzasse a dominare il mondo, no? Quindi c'è questo peccato grave che viene, mi sembra, troppo rapidamente rimosso, che è il colonialismo, cioè vuol dire che i paesi europei hanno pensato che avevano diritto a imporsi sugli altri. Quindi certamente in ogni civiltà ci sono delle tentazioni, la civiltà europea si è lasciata tentare ed è caduta in molti peccati, e tutto questo però non mi sembra, ecco, che sia diciamo sufficiente per dimenticare quello che invece la società, la civiltà europea ha, è e può vivere. Ecco. Diciamo che questo è un tema, no, ha toccato l'arcivescovo, molti temi secondo me che necessiterebbero, no, lunghissime riflessioni. È chiaro che se si parla, no, di talenti, di persone, ovviamente nel caso dell'università, le persone che vivono in un ateneo e che lo fanno, come dire, crescere ed evolvere tutti insieme, sono innanzitutto i nostri studenti, no? Perché gli atenei vivono e sono formati e evolvono per i nostri studenti. E quando si parla di talenti, e quindi di orientare i nostri studenti al proprio talento, questa è la più grande missione, no, che un'università può avere. Fare in modo che ciascuno delle migliaia di studenti che studiano con Bicocca, come in ogni altro ateneo italiano ovviamente, individui in sé il talento, non soltanto per studiare, questo lo dico veramente molto spesso, il proprio corso di laurea, e noi cerchiamo di offrirgli il miglior possibile corso di laurea che poi possa farvi trovare, no, il miglior lavoro possibile e che sia nelle vostre corde e che risponda alle vostre ambizioni. Questo è un lavoro che noi facciamo molto bene, ci vuole molta professionalità, è molto difficile, ma insomma se prendiamo i dati, no, di Alma Laurea, su questo, visto che ha parlato anche di responsabilità, anche la nostra, no, responsabilità, i dati di Alma Laurea sul nostro ateneo sono veramente fantastici, no? A un anno, poi a 2 anni, poi a 3 anni, poi a 4 anni dalla laurea abbiamo oltre il 90% di placement positivo, quindi di ragazzi con un posto di lavoro, e siamo un ateneo in totale controtendenza con il resto degli atenei perché il placement maschile e femminile è uguale, quindi non c'è un peggior placement delle donne. Poi le donne guadagnano di meno, ma questo è un tema che poi semmai affrontiamo dopo. Però non è questo venire in università. Venire in università non è soltanto venire, seguire il corso, fare gli esami, laurearsi, trovare un lavoro. Perché questo può essere fatto fantasticamente senza davvero trovare il proprio talento, senza davvero scavare in se stessi, senza davvero realizzare se stessi. Infatti io credo moltissimo che un campus universitario debba essere un luogo in cui ciascuno degli studenti, come ciascun docente, come ciascun membro del personale tecnico amministrativo, tutti quelli che vivono qui, possano, scambiandosi in osmosi le proprie competenze, le proprie curiosità, anche le proprie frustrazioni, e anche diciamo facendo in modo di costruire un pensiero critico che è il fondamento della scienza, il pensiero critico. E il pensiero critico non ce lo costruiamo, come dire, seguendo la lezione in remoto da una cameretta, ce lo costruiamo venendo qui in Ateneo e parlandoci gli uni gli altri. Ecco, io penso che per fare questo sia necessario vivere a 360 gradi il campus, e questa è una delle ragioni che mi ha spinto ad organizzare un evento come questo, che è un evento in cui i nostri ragazzi, al di là del proprio credo religioso, che non ha nulla a che vedere con quello di cui stiamo discutendo, infatti, possano trovare un momento giusto per riflettere su alcuni temi che sono i temi che stiamo toccando. Un tema invece, adesso diciamo metto il cappello da economista più che da rettrice, è quello a cui lei ha accennato, cioè del ruolo dell'Europa all'interno, no, del mondo e del futuro, cosa sta accadendo. Il passato è scritto, no? Il passato di colonialismo, di violenze, di guerre, come dire, la storia, no, ci insegna che siamo riusciti ad essere protagonisti di tragedie molto immense, no? Noi europei, non solo noi europei, l'uomo, ecco, ok?
capace di barbarie ovunque nel mondo. La storia di tutti i paesi ci insegna questo, non solo la storia dell'Europa. Noi però, e i nostri ragazzi, siamo in un mondo cosiddetto di neoglobalismo, post-globalismo. Adesso in questi giorni stiamo cercando di capire come coniare, no? Qua guardo Venanzio che mi aiuterà su questo, perché insomma sui giornali i miei colleghi, diciamo, thinker, no? Che fanno un po' il punto, si stanno usando molti neologismi per dire dove stiamo andando. Perché chiaramente la crisi energetica, ma anche il Covid, perché tanti problemi che noi oggi abbiamo, anche di reperibilità delle materie prime e quant'altro, non sono legati solo alla guerra in Ucraina, ma sono legati anche al fatto che la Cina, che era il grande produttore di acciaio, era senza andare troppo nel tecnico, ma insomma tante cose noi non le abbiamo a disposizione perché non abbiamo più quella fornitura a basso costo di certi tipi di materiali. E quindi allora la parola d'ordine ora in Europa, o comunque in Europa, o comunque non solo in Europa, o comunque nei singoli paesi, è cerchiamo di essere autonomi. Io vorrei davvero che i miei studenti riflettessero molto su questo, perché il mondo che voi vivrete, sia il mondo del lavoro, ma anche il mondo personale, il mondo delle famiglie che ricostruirete, il vostro mondo sarà davvero dipendente da questi trend che noi oggi stiamo costruendo. Tutti sappiamo la nostra dipendenza dalla microelettronica sudcoreana, no? Ne abbiamo parlato, taiwanese, insomma tutti sappiamo le criticità, no? L'energia non ne perdiamo neanche, insomma la citiamo in continuazione. Tutti sappiamo le 3-4 motivi che potrebbero bloccare completamente la crescita del nostro paese come la crescita europea. E quindi cosa vuol dire post-globalizzazione? Andare in una, come dire, sorta di anche chimera, perché noi non saremo mai, non essendo un paese ricco di materie prime, autonomi su certi aspetti, no? E allora diversifichiamo, ma quali sono i paesi giusti con cui diversificare? Sapete, questi sono gli argomenti sul tavolo di quello che io spero sia non un post-globalismo, che vuol dire poco, quasi nulla, ma invece di un nuovo rinascimento. L'eccellenza l'ha chiamato umanesimo, e ovviamente se io penso, se dovessi, no, ricordare i momenti storici felici, no, del nostro paese, ovviamente il rinascimento è quello che tutti aspiriamo, anche se anche quello è stato un periodo di grandi barbarie e sanguinose guerre, piccole semmai tra i vari stati italiani, insomma non è stato scevro da episodi assolutamente sanguinosi, ma ci ha regalato la bellezza, il culto della bellezza e anche una certa, come dire, il potere e la conoscenza, no, di mettere in campo certi ideali di armonia, no? E secondo me questo è quello che, su cui dobbiamo interrogarci. Ovviamente nessuno di noi può avere una risposta su questo, perché tutti insieme andiamo a costruire quello che può essere un periodo di nuovo rinascimento, in cui noi possiamo avere meno incertezze da un punto di vista, meno shock da un punto di vista di possibilità di vita, perché è chiaro, voglio dire, che quando inizieranno, no, ad arrivare i costi dell'energia alle singole famiglie o alle università, verranno tanti problemi, no, al pettine, di cui poi saremo costretti a prendercene cura, a occuparcene. E quindi di nuovo rimane sempre più importante il primo termine di cui lei ha parlato, che è quello appunto della persona. Cioè noi come persone, come ci inseriamo in questo meccanismo che ci sembra più grande di noi, ma non è così. Perché è ovvio che secondo me il modo ideale, migliore, per cui ciascuno di noi possa contribuire è credere di poterlo fare. Nel momento in cui noi crediamo di non poter contribuire alla nostra società, di non avere un impatto su quello che accade, e allora il nichilismo ci pervade, perché dice, vabbè, ma se tanto io qualsiasi cosa faccio, no? Non ho impatto, non vado a votare, né studio, non lavoro. Sapete, no? Il dramma dei cosiddetti NEET, cioè della generazione tra i 18 e i 25 anni che non studia e non lavora. Nel nostro paese sono qualche centinaio di migliaia di ragazzi, Quindi, insomma, non si tratta di un manipolo. Si tratta di una situazione, quindi non sono i miei studenti, non sono studenti di nessuno, semmai sono vostri amici, però l'incapacità o il credere che non si può avere un impatto positivo sul mondo che ci circonda, questo è frustrante per un giovane come per un adulto. Quindi noi dobbiamo, ponendo la persona al centro, tornare alle due parole dell'inizio, cioè speranza, conoscenza, potere. Si può avere un impatto, e quindi si può sperare di avere un impatto,
quando si ha la conoscenza, e quindi la chiave di tutto è la conoscenza. Sì, l'università può essere interpretata in modi molto diversi, no? Quindi la rettrice poi magari farà un'analisi più attenta o comunque insomma qualche affermazione più precisa, però certamente c'è il rischio che l'università diventi una struttura di servizio che prepara professionisti per il lavoro, quindi questo che è uno degli scopi irrinunciabili, però questa, se fosse tutto qui, cioè preparare dei professionisti per il lavoro, vorrebbe dire immaginare delle persone funzionali a un sistema, cioè a entrare nel sistema produttivo, amministrativo, educativo, quello che sia, per svolgere un lavoro. E quindi questo sarebbe una riduzione della funzione di sapienza, di formazione dell'università, riduzione a un aspetto funzionale, che già appunto già un'università si vanta di dire: i nostri laureati hanno trovato lavoro nel giro di un anno, tanto il 90%, insomma tutte queste cose sono indubbiamente indici positivi, ecco. Però io appunto ritengo che l'università è nata e è chiamata ad essere un luogo di confronto tra i saperi, non solo di preparazione di operatori, di confronto tra i saperi, di ricerca, e quindi questo tema del vedere il limite della scienza o della filosofia o delle acquisizioni già diciamo codificate, vederne il limite, non per dire allora non serve a niente, ma per dire intuire la strada che porta oltre, ecco, questo mi sembra tipico non solo della missione del docente, ma anche dell'idealità dello studente, che appunto non dovrebbe venire in università solo per dire così trovo lavoro, ma così imparo a pensare, imparo ad avere una visione più complessiva della disciplina stessa che io studio. Non so come si possa fare, però per quello che conosco io, un elemento importante per alimentare lo spirito critico è la conoscenza della storia, cioè ogni disciplina è frutto di una storia, e quindi dalla matematica pura alla sociologia, agli aspetti più formativi, agli aspetti di fisica, tutte le discipline sono frutto di una storia, e a me sembra, per quel che capisco io, che questo è un aspetto troppo dimenticato dello studio universitario, che quando si studia matematica, e la storia della matematica o dell'economia o di qualunque altra cosa rischia di essere data per scontata dicendo adesso siamo arrivati qui, quindi imparate questo manuale che dice dove siamo. La storia delle discipline permette anche di vedere che sì, siamo arrivati qui, però magari altri percorsi, magari laterali, si sono persi e forse hanno la possibilità di essere recuperati e di dire qualcosa che in questa sistemazione non è entrato, no? Quindi comunque, ecco, secondo me la storia di ogni disciplina è istruttiva. E poi c'è anche l'etica, cioè l'etica vuol dire che ogni frutto è risultato di una libertà, cioè perché si è studiata una cosa e non un'altra. Questo tema del dire qual è il valore che hanno perseguito e chi ha pagato questa ricerca che ha condotto a realizzare questo risultato. Ecco, la distinzione tra il bene e il male permette di orientare anche le conoscenze più tecniche, perché si può usare la stessa conoscenza per costruire una bomba e per costruire uno strumento di terapeutico, no? Quindi questo è per dire che è chiaro che se pagano di più quelli che vogliono produrre armi, probabilmente la ricerca si orienterà in una direzione,
e gli altri aspetti saranno dimenticati o recuperati chissà quando. Quindi l'etica vuol dire la capacità di farsi domande sul bene e sul male, non teoricamente sui grandi sistemi, ma proprio sull'orientamento della ricerca e sull'utilizzo della tecnologia che consegue alla scienza, eccetera. Quindi ecco, io credo che questo compito dell'università, di essere un luogo della pluralità dei saperi e della frequentazione del dialogo e dell'approfondimento delle conoscenze, non solo in funzione di quello che può essere l'applicazione produttiva, ma di quello che può essere la valutazione critica, come pare una missione molto importante, no? Forse almeno una volta si pensava che la scuola media superiore, la scuola tecnica, producesse dei tecnici. L'università produce delle persone che sanno costruire la tecnica e sanno perché la costruiscono. Quindi il livello universitario non è soltanto il prolungamento di una scuola tecnica superiore che quindi abilita a lavori più professionali o più specializzati, ma è forma delle persone che con la loro libertà possono fare delle scelte, possono vedere il limite del sistema in cui vivono, senza per questo dire adesso buttiamo via tutto e ricominciamo da capo, no? Queste forme forse un po' ingenue di una palingenesi di una nuova pagina della storia, ecco, forse la continuità è anche questo un aspetto della responsabilità, però la continuità non è appunto l'inerzia, ecco. Beh, lo spirito critico è più perché io sono un professore universitario, quindi insomma, come dire, sono sempre stata una bambina molto ribelle, quindi lo spirito critico non mi è mai mancato, ma insomma, uno scienziato perché vuole capire perché, quindi non si accontenta della spiegazione, no? Che gli viene scritta nel libro di testo di quando studia o che gli viene raccontata dal docente, ma vuole lui capire perché. Per capire perché devi smontare quello che ti raccontano e rimontarlo. E questo in tutto, dal filosofo allo storico, dall'economista allo statistico, dal matematico che deve smontare la dimostrazione e provare a farla in un altro modo, a chi studia le scienze naturali, tutti dobbiamo imparare a smontare e rimontare. Dovremmo anche imparare a smontare e rimontare quando leggiamo i giornali, quando cerchiamo di capire un politico cosa ci racconta, quando andiamo a votare. La curiosità, il desiderio di non distruggere ma di smontare i ragionamenti per cercare di comprenderli fino in fondo, di scavarli e poi di farli nostri, no? Questo è il processo che ci porta a essere noi stessi, a capire chi siamo. E questo è un processo che tipicamente si fa nell'adolescenza, infatti lei diceva, no? Il liceo, no? Il momento in cui forse questo dig, questo scavare dentro noi stessi è il momento giusto, ma forse ora è un po' più tardi, o forse, come dire, non si finisce mai, no? di comprendere esattamente chi siamo. Certo, il talento è, come dire, una traccia, no? Perché ognuno di noi è talentuoso in qualcosa che appartiene solo a noi. Fare qualcosa in una maniera diversa dagli altri, o fare qualcosa di diverso, o essere in grado di come dire, comprendere dei meccanismi con molta velocità a differenza di altri. Ognuno di noi ha un proprio talento, e credere nel proprio talento vuol dire credere in se stessi, e se si crede in se stessi si ha il potere, torno alle parole che un po' davvero mi stanno guidando in questa conversazione, di fare. Perché il pensiero critico, questo lo dico anche proprio per la mia forma mentis, ma credo che sia importante che tutto quello che noi diciamo oggi comporti una conoscenza di sé che ci porti a fare, cioè a mettere in atto delle azioni che siano coerenti con quelli che sono i nostri convincimenti. E quindi che non sia un apprendimento tutto teorico che ci lascia, come dire, convinti di avere la verità in tasca e di semplicemente usare il ditino per dire io so meglio di te come si dovrebbe fare, però intanto me ne astengo. Ecco, facciamo quello in cui crediamo. E la testimonianza del fare è quello che ci dà la credibilità. Noi che abbiamo una responsabilità, come dire, nei nostri lavori, e ciascuno di noi dovrebbe avere questa responsabilità nel fare, la coerenza nel fare.
Come si sviluppa il pensiero critico in università o come si dovrebbe, come dire, io come penso che sia uno schema ideale o comunque qualcosa che sto cercando ovviamente con i miei prorettori, quali vedo un po', no, didattica, orientamento, perché si occupano dei miei studenti, placement, abbiamo citato dati placement ottimi. Secondo me sono due i cardini su cui bisogna lavorare. Uno imprescindibile è la contaminazione tra i saperi. Quando uno pensa al Rinascimento come questo movimento, no, che ci ha regalato Leonardo ovviamente, ma non solo lui, ovviamente era un momento, ma anche nell'antica Grecia, in cui una persona intelligente, sapiente nel senso più alto, e qui potremmo citare tutti i termini latini e greci che la descrivono meglio della lingua italiana, ma nel senso più alto, non è soltanto un fisico, ma è anche un filosofo, un poeta, un cantore, un cantautore, un raccontatore, un economista. Cioè la curiosità della persona intelligente non ha limiti. Quindi una persona non è un tuttologo, ma ha la curiosità di comprendere come funziona il mondo che lo circonda. E il mondo che lo circonda è tutto. Quindi il singolo nel tutto, il tutto nel singolo, no? Se posso dire quello che penso, la contaminazione dei saperi non è semplice, quindi noi la viviamo frustrati come ricercatore, e immagino che anche gli studenti la vivano frustrati, come dire, compressi nei loro corsi di laurea. E qui ovviamente la burocrazia è la nemica di tutto ciò, perché è ovvio che quando io costruisco un corso di laurea me li risparmio, non li so neanche tutti, ma il mio professore di didattica può tenere una conferenza di ore e ore sui vincoli che abbiamo, no, per creare un nuovo corso di laurea, devono essere crediti formativi di un'area, solo di quella, e poi divisi, spacchettati, non li risparmio. E questo che dobbiamo combattere. Dobbiamo combattere che l'idea che noi siamo giudicati sulla base di algoritmi quantitativi, io sono una che adora i numeri, quindi a me va bene questo, però questo non ci deve far perdere di vista l'obiettivo, che non è soltanto quello di essere giudicati dal MUR. Io lo dico che c'è il 90% di ragazzi che vanno a lavorare, perché vuol dire che almeno dal punto di vista professionale, come dire, facciamo un buon lavoro, no? Ok. Ma il punto, se vogliamo che il punto sia più ambizioso, qual è una misurazione della felicità dei miei studenti o della capacità che noi abbiamo avuto di estrarre talenti? Qual è la misurazione? Uno mi dice non esiste, io rispondo sì che esiste. Ed è la società che ci circonda. Se noi facciamo un buon lavoro, tutti, nelle nostre competenze, abbiamo una società migliore, più equa, più solidale, più sana, in cui il welfare è maggiore, in cui ci si dà una mano, in cui se qualcuno ha un problema noi cerchiamo un modo di aiutarlo, più generosa. Torno ai talenti, il talento non esiste se non è generoso. Perché il talento cosa vuol dire? Il talento vuol dire che io metto a disposizione quello in cui sono brava. Se sono un bravo medico, curo i malati. Se sono un bravo economista, però spero delle buone idee da dare al MEF o alla Banca Centrale Europea per fare delle belle manovre fiscali e monetarie. Se sono un bravo matematico, farò questo magnifico teorema che poi sarà usato dopo 30 anni per fare un magnifico strumento che ci aiuti a fare la risonanza magnetica meglio, più precisa, eccetera. Il talento è questo, il talento è dire bene, io so fare questo e te lo metto a disposizione della società. Quindi c'è un modo di misurarlo, è il benessere, il benessere che ci circonda. Quindi quanto più la nostra società è una società, come dire, arida, nel senso anche proprio economico del termine, in crisi, tutto quello che ci diciamo in continuazione vuol dire che noi questo lavoro non lo abbiamo fatto bene. Perché vuol dire che diamo studenti, laureati, quindi poi cittadini, no? Che non hanno colto il loro talento, che non sono felici di quella vita che si sono costruiti. E la vita che si sono costruiti qui, in questo momento della vostra, che mi parlano gli studenti, in questi anni, e questi anni sono gli anni in cui capite chi siete, che lavoro volete fare, che tipo di vita volete avere, vivere in città, in campagna, sulle montagne, sull'Himalaya, al mare, in America, in Giappone, o in Italia, o a Milano, o a Palermo, o a Tunisi. Lo capite qua, qual è la cosa che vi fa felici, che vi fa realizzare voi stessi, ovviamente, nel lavoro come nella vostra vita personale. Quindi la contaminazione dei saperi è fondamentale. La seconda cosa del pensiero critico, io l'ho capito facendo il dottorato, io sono un economista,
ho studiato economia, molta economia matematica, solo quando ho fatto il dottorato ho capito che quel pezzo di economia che mi insegnavano si chiama economia neoclassica e non prevede che gli agenti fossero razionali. Dici, perché mi racconti, voi mi direte perché ci racconti questa cosa? Perché questo mi ha guidato a essere una giochista, perché in quell'economia lì non credo. Ok, secondo me quell'economia lì è fallace. Adesso i miei docenti di economia mi ammazzano dopo che ho detto questa cosa, perché ancora si insegna l'economia neoclassica. Io non ci credo nell'economia neoclassica, io credo che l'interazione strategica, questo è il motivo per cui faccio il lavoro che faccio. Quindi il pensiero critico, lei diceva prima la storia, no, delle varie discipline, vuol dire che tu quando studi, studi un pezzo, no? Cioè quel pezzo che ti stanno raccontando. E l'evoluzione della disciplina poi è sempre più veloce, ci sono sempre più nuove scoperte, si va sempre, no, in qualcosa di diverso. Quindi l'evoluzione della disciplina tu in quel momento non la cogli, no? La cogli se fai un buon corso di dottorato, lì la cogli, se non vuol dire che insomma c'è qualcosa che non va. Però non tutti fanno un dottorato di ricerca, insomma, no? Quindi anche questo il docente deve aiutare, lo studente, ma lo studente deve avere voglia di ascoltarla questa cosa, quindi è, come dire, è reciproca la cosa. Quindi se lo studente viene soltanto per ascoltare quel minimo di lezione per poi fare l'esame e poi può andare via e altro per la testa, quindi vive questo momento in maniera superficiale, anche se tu sei un docente, come dire, fantastico, che hai voglia, no, di seminare idee meravigliose, non riesci a farlo. Quindi è una questione reciproca. Quindi contaminazione è sicuramente, come dire, raccontare esattamente il momento della disciplina.